Proseguono i casting per la Fiction, un passo dal cielo. Per recitare al fianco di Terence Hill sono arrivati anche da Vicenza. I locali della BLS, la Business Location Südtirol, di Via Alto Adige a Bolzano, fino a venerdì ospiteranno il secondo casting per la Fiction Un Passo dal Cielo, che vede sul set anche l'amato attore Terence Hill. Dopo il primo casting, servito per realizzare le prime 6 puntate della Fiction, ambientate nei boschi e nei luoghi della Valpusteria, ora i talent scout stanno cercando nuovi volti per il proseguo della miniserie. Ma sentiamo la responsabile del casting, Romina Berni, intervistata da Patrick Rina. E inizieranno il 4 settembre le riprese delle successive 6 puntate. Abbiamo già girato le prime 6 al Lago di Braies, nei dintorni di San Candido, e appunto per 5 settimane ci sarà questa tutta la produzione di Roma che girerà appunto queste nuove. Noi stiamo cercando delle nuove leve ancora, questo è il secondo casting che facciamo a Bolzano. E quindi quante persone hanno partecipato sino ad ora a questo casting? Ma direi che dal primo con oggi 150 persone, 150 aspiranti attori sono stati visionati. Come sentito, sono state decine e decine le persone che si sono presentate ai casting, ma sentiamo cos'è che fa scattare la voglia di partecipare ad un provino. Passione per il teatro, sì, mi piacciono soprattutto i film, guardo tanti film, mi piacciono. E poi sì, ho fatto un anno di teatro a scuola, ho iniziato con quello, poi anche al mare ho fatto qualche esperienza sul palco e sì, mi piace molto. E quindi adesso ha deciso di voler recitare ad Un Passo dal Cielo, se così possiamo dire. Sì, adesso è il casting, quindi non so ancora come andrà avanti, però sì, mi piacerebbe molto, sì. Potrebbe essere Un Passo dal Cielo, sì, speriamo. Gli occhi dei bambini assomigliano al colore del cielo, potrebbe essere una buona cosa, sì. A quanto pare anche a Vicenza c'è la passione per la Fiction, infatti siete partiti a quanto pare molto presto stamattina, sì, per raggiungere Bolzano. Molto presto per arrivare qua, per vedere appunto se sto casting può andare bene, se ci sarà un futuro, sperando. Quindi un futuro per lei in televisione, ma anche per la figlia, che forse, sì, forse sarà una star della televisione, che lo sa in futuro. Spero bene. Quindi seguite, diciamo, le Fiction che Terence Hill ha fatto adesso, Don Matteo, altri film del passato? No, io no. Tu no, perché sei giovane, ma Don Matteo magari li ha visto. Terence Hill, i vari film con Bud Spencer. Ah beh, no, no, non mi capita. Perché lei è troppo giovane per quei film lì. Io li ho visti che avevo forse la sua età. Quindi ovviamente avrà mangiato anche tanti fagioli, presumo. È come gli angeli, che mangiano i fagioli. È molto antico. Primitivo. Primitivo. Il casting proseguirà, come detto, fino a venerdì. Per avere ulteriori informazioni basta contattare la BLS di Bolzano o mandare una mail all'indirizzo casting.luomodeiboschi@gmail.com e sperare di essere scelti per recitare al fianco di Terence Hill.